Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17. Ragazzi, oggi sono riuscito a risolvere questo errore dell'aggiornamento di Elden Ring perché non andava a causa di un errore di connessione. Andando sulle impostazioni di connessione, come potete vedere, un attimo che vi faccio vedere, impostazioni di rete e internet, basta che andiamo sull'impostazione di rete avanzata della scheda di rete, più opzioni per la scheda di rete. E se troviamo questa scheda di rete così, andiamo su proprietà, facciamo su IPv4 e scriviamo 888. Una cosa utilizza i seguenti indirizzi di server DNS. Una volta fatto, cercate di disabilitare la vostra rete di connessione e riavviare del tutto il PC e anche, vabbè, anche Steam. Prima Steam e poi riavviate il PC. Una volta riavviato tutto, aprite e vedete se ha funzionato, perché aprendo 5-6 volte Elden Ring non è andato, ma risolvendo con questo errore, facendo server DNS, è andato, sì, è andato. Quindi io sto aggiornando Elden Ring, speriamo che vada bene. Già è un primo passo questo che sta aggiornando, perché nel gioco mi diceva è uscito un nuovo aggiornamento, quindi aggiorna il gioco e assicurati di avere la connessione collegata correttamente. E niente, io avevo la connessione collegata correttamente, ma non c'era un aggiornamento qua, Ok, ci siamo, mancano più o meno 30 secondi e speriamo che il nostro Elden Ring è andato, perché veramente dovevo fare un piccolo tutorial su come trovare alcune cose perché volevo tanto farlo, ci tenevo moltissimo e mi ritrovo con questo errore davanti. Ok, pochi secondi. Ok, ci siamo, pochi secondi e vediamo. Ok, è andato, vediamo un attimo. Andiamo From Software, che fate cagare a fare giochi così, però sai, sono belli, dai, graficamente e tutto, dai. La From Software. Aspettiamo, sta in manutenzione. Vabbè, ragazzi, allora abbiamo aggiornato Elden Ring. Ora sta in manutenzione. Cioè, adesso stanno facendo una loro verifica, quindi stanno in manutenzione. Quindi aspettiamo che finisca. E possiamo ritornare a giocare. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!